Mercato Estate, l'appuntamento del fine settimana che ripercorre tutto quello che è successo nei 5 giorni precedenti. Oggi incorporiamo Serie D ed Eccellenza, anche perché la giornata di ieri, quella di venerdì, è stata una giornata importante in Serie D. Di fatto si è alzato il sipario sul nuovo Varese, almeno dal punto di vista societario e dal punto di vista tecnico. Se dal punto di vista societario non c'erano particolari sorprese, ora invece è ufficiale il nome del nuovo allenatore, che è David Sassarini. L'ex allenatore del Gozzano riparte quindi dai dilettanti, categoria che, come vi avevamo detto settimana scorsa, proprio in piazza Montegrappa a Varese aveva già visto all'inizio della sua carriera, soprattutto con la panchina del Seregno, lo ricordiamo, in Lombardia, sulla panchina dei Brianzoli. E ora c'è da capire proprio il mercato. Qualcuno guarda anche ai suoi ex giocatori che aveva avuto sia nell'esperienza appunto a Seregno, uno su tutti Salvatore Lillo, ma anche nella recente esperienza con il Gozzano, peraltro retrocesso e la cui richiesta di ripescaggio in Serie C al momento non è ancora stata accolta. Abbiamo detto di un Varese che di fatto è pronto per partire per il futuro. Il resto delle squadre qua del nostro circondario si è concentrato soprattutto sui giovani. Così la Castellanzese puntella ancora una volta la porta con l'arrivo di Daniele Indelicato, classe 2002, che si giocherà il posto con altri due portieri 2001, quindi lo spot di Under sicuramente Achille Mazzoleni lo giocherà in porta. Giovani anche a centrocampo per il Legnano, con il direttore sportivo Vito Cera, che ha ufficializzato gli arrivi di Simone Diana, Simone Buono e Lorenzo Rossi. Simone Diana difensore, gli altri due appunto invece centrocampisti. Caronnese, punto di domanda, visto che appunto sulla società rossoblu per il momento c'è molto silenzio. L'intenzione è quella di continuare sulla confermare, quindi dare continuità alla rosa dello scorso anno, però è inevitabile che qualcosa bisognerà pur fare sul mercato. Bisognerà capire anche le ambizioni di una realtà che, dopo la scomparsa appunto del presidente Augusto Reina, è di fatto a un anno zero. Telenovela Sondrio per chiudere la Serie D, visto che insomma ormai ci stiamo un po' appassionando anche a tutto questo, è stata la settimana della fumata nera. Se di fatto la cordata Bress ormai è pura utopia riguardante appunto una acquisizione del titolo sportivo, è in realtà invece la presenza di una cordata milanese con il direttore sportivo Marco Puleo. Il direttore sportivo ex Pavia Folgore Caratese al momento ha precisato che lui non farebbe parte di questa cordata, ma sarebbe soltanto eventualmente il direttore sportivo, sarebbe stato contattato per quello. Però appunto la fumata è stata nera, l'offerta, la domanda e l'offerta tra il presidente Mostacchi e la nuova cordata non avrebbero trovato appunto l'intesa finale. Passiamo in Eccellenza. Sono in panchina non per una casualità, ma semplicemente perché le 16 squadre potenziali del girone A di Eccellenza, anche se poi il CRL dovrà appunto vedere innanzitutto gli organici e poi appunto cercare di capire come saranno i gironi, le 16 squadre comunque che potrebbero comporre il girone A di Eccellenza sono praticamente tutte con una panchina e ci sono ben 10 novità rispetto allo scorso anno. Adesso andiamo con la grafica, così non vedrete più il mio faccione che parla, però avrete proprio un'idea più totale. Così ad esempio hanno cambiato panchina l'Accademia Pavese, che è passata a Balestra, Omar Albertini sarà il nuovo allenatore dell'Alcione, Bonazzi è rimasto a Lazzate, era arrivato a stagione in corso lo scorso anno, Nichetti resta alla Calvairate, così come anche Caravaglia e Caon restano rispettivamente a Castano e a Gavirate. Volti nuovi invece a Mariano e al Milano City, Mariano con Francesco Farina, Milano City con Antonio Aiello. Milano City che l'anno scorso in Serie D cambiò ben quattro allenatori, mentre invece andando con la seconda schermata, Nisticò a Pavia, gran nome per l'Eccellenza, Raspelli resta al suo posto ovviamente a Rho, Alessandro Ferrero è il nuovo allenatore della Sestese con Tomasoni che invece è andato a Vergiate, Luca Invernizzi il volto nuovo anche per il Settimo con Molluso che lo vedete alla sua destra è andato a Voghera, resta invece al suo posto ovviamente Marco Spilli e Giuseppe Fiorito è il nuovo allenatore del Verbano. Questo per fare un quadro appunto generale in una settimana che ha visto anche il nuovo allenatore del Club Milano, Manuel Scalise, che appunto è il nuovo tecnico della nuova realtà milanese. Vedremo se sarà una realtà che appunto sarà presente nel girone A di Eccellenza. Movimenti della settimana, anche qui si è fatto un po' pochino, anche perché le squadre sono tutte pressoché fatte. Così allora andiamo un po' con i giovani, ovvero la Castanese che ha ufficializzato Nicolò Milani in attacco, il Gavirate che sempre per l'attacco ha preso il giovane Mirko Cappelletti dalla Varesina, la Rodense che invece ha preso il centrocampista Ivan Carpanetti, scuola Como, e invece il Mariano che ha ufficializzato proprio
nella serata di giovedì Nicolò Favari, già visto al Fenegro lo scorso anno al Pavia. Calvairate in tema senior, ufficializzato Torrisi Rampinini, non è più una novità, ve l'avevamo dato già qualche una decina di giorni fa, ormai anche Torrisi in netto anticipo. Ardor Lazzate appunto, che anche qua ha fatto due giovani, Alessandro Rezzonico e Cristian Miucci. Niente da fare per Romanini, dato in direzione Pavia, resta la spunta sulla X per la formazione gialloblu, che potrebbe giocare con un 3-5-2 con Bizzi in porta, Cavalcante, Belotti e il giovane Sala 2000 nella linea a tre difensiva. A destra potrebbe esserci Simone Manta con Peverelli, Mezzala e Bigioni, arrivato dalla Castellanzese, a fare il metronomo, e poi verosimilmente due giovani. Io mi sono giocato appunto Miucci, appena arrivato, comunque con un settore giovanile importante, e Zanardi 2002, già visto l'anno scorso, aveva anche segnato qualche gol, un paio di gol da esterno. Davanti un posto su tutti per Mantellini, e poi c'è appunto questo Mister X, senza dimenticarsi poi dei vari Ferrari, D'Astoli in difesa con Falonieri in mezzo al campo. Insomma, tante soluzioni per il tecnico bergamasco in forza all'Ardor Lazzate. E poi infine il colpaccio è stato fatto dalla Vogherese, anche qua ve l'avevamo date un po' in anteprima. Davide Mirazzo è un nuovo attaccante della Vogherese, che quindi completa il suo 11. La provincia pavese venerdì ha provato a dare una interpretazione del 4-3-3 di Molluso. Allora noi, ringraziando appunto il lavoro di Alessandro Quaglini, che saluto e ringrazio, prendiamo spunto. Allora sono ben 5 volti nuovi, 2 in i due centrali difensivi, ovvero Tommasone e Becchi in difesa, senza dimenticare anche qui Di Fasoli, che è stato confermato, De Toni in mezzo ai pali, il giovane Montalbano a destra 2001 appunto come terzino, Riceputi non può non trovare una maglia da titolare dopo il gran campionato dello scorso anno. In mezzo al campo Calviello è il volto nuovo, arrivato dall'Ardor Lazzate in mezzo al campo, con Cavaliere e Corti, classe 2002. Davanti Milazzo, il terminale offensivo, con Schingo 2001 e Buscaglia, anche qui senza dimenticarsi di Annoni, verosimilmente per una Vogherese che potrebbe passare quindi al 4-3-1-2. Abbiamo un po' illustrato tutto con altre due formazioni che appunto prendono sempre più piede. Noi ci vediamo per la prossima puntata di Mercato Estate.